Ciao a tutti, oggi prepareremo la cheesecake van di stelle, Nutella e mascarpone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa, più 3 ore per il raffreddamento. Gli ingredienti sono mascarpone, Nutella, biscotti tipo van di stelle, burro morbido, uova, cacao amaro, vanillina, gelatina in foglia ammollata, zucchero e latte. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale una parte dei biscotti. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e li facciamo tritare per 15 secondi a velocità 7. Aggiungiamo il burro morbido, chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo amalgamare per 25 secondi a velocità 5. Composto è pronto, adesso lo trasferiremo in uno stampo a cerniera del diametro da 24-26 cm con il fondo rivestito da carta da forno. Dopo aver livellato per bene, riponiamolo in frigo. Dopo aver lavato e asciugato il boccale, mettiamo lo zucchero, le uova e la vanillina. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 8 minuti a velocità 5. Aggiungiamo il mascarpone e lo facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 4. Lasciamo momentaneamente all'interno del boccale il composto. Adesso strizziamo i fogli di gelatina e li scioglieremo in un pentolino con 2 cucchiai di latte. Aggiungiamo la Nutella. Aggiungiamo la gelatina che abbiamo sciolto nel latte. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 4. Composto è pronto, mettiamolo momentaneamente da parte. Riposizioniamo il boccale dei biscotti, mettiamone da parte 24 o 28 in base alla dimensione dello stampo. Con i biscotti rimasti li mettiamo all'interno del boccale, chiudiamo con il coperchio il misurino. E li facciamo tritare per 7 secondi a velocità 7.
versiamo il composto nella crema di Nutella e mascarpone. Amalgamiamo per bene. Amalgamato, mettiamola momentaneamente da parte. Riprendiamo i biscotti, la base l'abbiamo ripresa dal frigo. Adesso andremo a formare la cheesecake. Bagneremo velocemente i biscotti nel latte e li posizioniamo con l'esterno del biscotto verso il fuori. E proseguiamo così sino a completare tutti i bordi. Adesso versiamo la crema di Nutella e mascarpone. Adesso completiamo con altri biscotti, sempre bagnati nel latte. Adesso riponiamo la cheesecake in frigo per almeno 3 ore. Trascorso il tempo, la torta si è ben raffreddata. Rimuoviamola dallo stampo e trasferiamola in una tortiera. Cheesecake pan di stelle. Grazie e alla prossima ricetta.